Tempesta d'amore anticipazioni. Alexandra smascherata. Lunedì, 19 febbraio 2024. Yvonne soffre terribilmente dopo il brutto litigio avuto con Eric. E per non lasciar trasparire la verità sulla paternità della figlia, è costretta a raccontarle una bugia. Il giorno seguente, Yvonne ed Eric si rendono protagonisti di un nuovo scontro verbale, questa volta riguardante la situazione lavorativa di lei. Josie interviene, pronta a scoprire la verità una volta per tutte. Successivamente, la ragazza ha una nuova discussione con Leon. Lo accusa di averle rubato una idea molto originale. Alla fine, gli lancia una sfida culinaria. Alexandra ordina a Constanze di redigere la risoluzione del contratto di Henning. Sconvolta, la donna è disposta a tutto pur di salvare il posto del lavoro del cugino. Quindi, si reca da Paul e gli chiede di indire al più presto una riunione. Shireen sostiene la decisione di Jerry di prendere la patente. Nonostante i dubbi di Max, Jerry si iscrive lo stesso a scuola guida. Martedì, 20 febbraio 2024. Michael assicura a Max che sarà il suo testimone nozze. Insieme a Vanessa e Caroline, visitano poi una suggestiva chiesetta. Qui accade qualcosa di miracoloso che porta il dottore a chiedere alla sua amata di sposarlo. Paul riesce a salvare il posto di lavoro di Henning. Al Furstenhof ha luogo una degustazione di vini e praline di cioccolato. Josie è felice quando il Lindbergh la convoca per pianificare il grande evento. Ad un tratto, la ragazza inizia a bere a dismisura, finendo per ubriacarsi. Per accontentare Alexandra e salvare il posto di Paul, Christophe accetta le dimissioni di Eric. Proprio quando Werner è pronto a garantire la buona uscita al Vogue, ecco che quest'ultimo inveisce contro Christophe, accusandolo di servirsi di Paul per nascondere la sua discalculia. André è preoccupato per i tagli al personale che sta effettuando Alexandra, che ascolta una compromettente conversazione. Mercoledì, 21 febbraio 2024. Eric viene licenziato senza preavviso e teme di non ottenere più alcuna indennità. Ciò significherebbe non poter più sostenere economicamente la cioccolateria di Josie. Lei prova ad infondergli fiducia. Alexandra si finge comprensiva nei confronti di Christophe solo allo scopo di ingannarlo. Caroline, di fronte alla proposta di matrimonio di Michael, scappa via piangendo. Il dottore capisce di averla messa troppo sotto pressione e si sente devastato dai sensi di colpa. Lei, di contro, sente di averlo trattato malissimo e, per rimediare al rifiuto, progetta un pegno d'amore. Robert vuole volare al più presto in Italia nella speranza di ricongiungersi con Cornelia. Werner non vuole lasciare il Furstenhof senza un azionista affidabile e cerca di convincere il figlio a restare. Ad un tratto, una lettera della Holle rimette tutto in discussione. Jerry è in forte in ansia per il corso di scuola guida. Giovedì, 22 febbraio 2024. Christophe si lascia plagiare da Alexandra. Werner cerca il sostegno di Alphonse e Hildegard, che gli promettono di vigilare. Jerry è il migliore della classe e usa le sue conoscenze per correggere Paul alla guida. Quindi lo ferma su una strada di campagna quando non obbedisce alle regole del traffico. Caroline spiazza Michael con una toccante dichiarazione d'intenti. Alexandra è indecisa, approfittare oppur no dei problemi del Salfield. Eric confessa a Josie di non essere suo padre. Scioccata, la ragazza non vuole parlare con nessuno. Leon decide di sostituirla nel corso della degustazione. Poi il ragazzo bussa alla sua porta per darle conforto. Per affermarsi di fronte ai proprietari dell'hotel, Henning spera che l'evento decreti il suo successo. Purtroppo, una consegna viene persa dal corriere e di conseguenza, reagisce con sdegno quando l'enologa gli porta il vino personalmente. Venerdì, 23 febbraio 2024. Cornelia fa sapere a Robert di aver accettato un lavoro in un hotel alle Maldive. Lui si sente offeso e non accetta la sua proposta di seguirla in quanto non intende lasciare l'hotel di famiglia. Shireen decide di affrontare l'istruttore di guida di Jerry dopo che lo ha scoraggiato. Prima di farlo, consiglia al suo amato di tenergli testa. Hélène teme che suo figlio verrà deriso. L'enologa Nina Jaysand inizia a fare breccia nel cuore di Henning.
Di fronte a Michael, Robert ammette di avere problemi con Cornelia. Josie si imbatte in Paul in un momento di grande sconforto. Christophe sorprende Alexandra con un'escursione durante la quale i due perdono la cognizione del tempo e sono costretti a passare la notte in una baita. Il Salfield si scusa per il suo comportamento e per il dolore che le ha causato in passato. Credendo di non essere vista, la Schwarzbach si mette in contatto con un interlocutore misterioso. Sabato, 24 febbraio 2024. Nonostante le difficoltà iniziali, Henning riesce ad incuriosire l'enologa Nina con una visita guidata alla cantina. I due trascorrono una bellissima serata. Ma la donna ha un problema. Quando beve alcolici, tende a soffrire di sonnambulismo. E difatti, il mattino seguente, il sommelier la ritrova addormentata in cantina. Dopo il bacio con Leon, Josie non sa come classificare la situazione e si chiede se stia solo cercando conforto per dimenticare Paul o se il Thorman le piaccia davvero. Eric è piacevolmente sorpreso dalle attenzioni che il ragazzo sta riservando alla figlia. Leon si augura che Josie capisca che non abbia voluto approfittare del suo stato di fragilità emotiva solo per sedurla. Mentre Max cerca di rimediare al pasticcio combinato ai Son Bichler, Vanessa è pronta a confessare tutto. Proprio quando sta per vuotare il sacco, Hildegard sorprende entrambi con un bellissimo regalo. Domenica, 25 febbraio 2024. Grazie a Leon, Josie si rende conto di quanto Eric stia soffrendo e fa un passo verso di lui. Non riesce, però, a perdonare Yvonne e le rimprovera di non essere nemmeno in grado di ricordare il suo padre biologico. Dopo un po', la donna ricorda finalmente il nome del possibile papà di sua figlia e glielo annuncia scatenando un conflitto di coscienza. Christophe si rende conto che Alexandra vuole vendicarsi di lui. Devastato, se ne va. La donna, così, è costretta a rivelargli di essere giunta a Big Lime con l'intento di trasformare parte del Furstenhof in appartamenti di lusso. Tuttavia, ha preso consapevolezza di quanto sia ancora innamorata di lui. Nina crede che Constanze sia la moglie di Henning. Scioccata, se ne va. Alphonse è stanco e, su consiglio di Vanessa, va a dormire con i tappi per le orecchie. E non sente la moglie fargli una importantissima raccomandazione,